Buonasera Tarta, amici di Tarta YouTube TV. Io sono Agli Stein, soprattutto buonasera amici sportivi di Tarta YouTube TV. Perché oggi parleremo di sport. Parleremo come al solito di Juve. E questa è anche la TV Juventina. Ovvero non dico tanto tempo, questa è una TV generalista ma soprattutto Juventina. Sta girando su internet da un po' di tempo quest'audio di questa radio di Bologna, Radio International di Bologna. Non ho paura di questa radio di Bologna, dove il gentile telecronista, prima il gentile ospite della radio, no? Interlocutore telefonico, ha telefonato un ascoltatore e ha cominciato a dire cose contro la Juve che non vanno dette contro il peggior nemico. E ha cominciato a dire che deve cadere l'aereo della Juve quando tornano da Cardiff, devono morire tutti i juventini. I due telecronisti, uno, brava persona, si è subito dissociato, credo di aver capito che si è alzato e se n'è andato proprio. L'altro, che secondo me è interista, vuol dire, ma secondo me è interista, ha cominciato a dire: no, facciamolo parlare, ha ragione, sei il mio idolo, perché tutti gli juventini sono storpi, tutti devono morire, tutti deformati, un sacco di cose cattive. Ma stiamo scherzando. Ma sono cose da dire. L'aereo deve cadere, i juventini devono morire. Oh! E questa è la seconda volta che si ripete questo fatto. Da tempo fa, a inizio campionato, c'è stato il signor Aldino, credo che si chiamasse così, Albino, sì, telecronista Sky del Napoli, che in una sua trasmissione televisiva napoletana andò a dire: Juventini, perché telefonò un tifoso juventino, gli disse: i juventini devono morire, perché gli stava bruciando che Wayne era venuto alla Juve. I juventini devono morire tutti. Questa cosa gli è costata il posto di lavoro a Sky, tanto precisato. Come infatti quella radio, adesso la trasmissione è stata chiusa, perché giustamente il direttore si è dissociato dalla radio, ha detto: questa cosa è imperdonabile, la trasmissione finisce qui. Testuali parole, e hanno chiuso la trasmissione. Cosa voglio dire adesso? Che queste cose qua sono proprio brutte da dire. Ma non tanto l'ascoltatore andava fermato, no, quello l'ha aizzato. L'ha aizzato. Allora, siete voi che parlate ad un pubblico, giornalisti, i radiocronisti che parlano alle persone, quelli in televisione che parlano alle persone, a un pubblico. Sono loro che dicendo queste cose vanno ad aizzare i tifosi poi. E poi allo stadio vediamo le porcate che vediamo. Da là parte la violenza poi. E grazie a quei giornalisti di merda che in televisione si devono mettere a dire: ma Juve è merda, Juve è merda. A questa la radio, questi fenomeni, grazie a loro poi io mi devo sentire dire Rubentus, Rubentino, sapere solo rubare, perché sono loro che mettono queste voci. Quando non c'è la prova di nessun furto, mai c'è stata. Mai, questa è la verità, informatevi. Ma siamo andati in Serie B, siamo andati in Serie B perché il signor Moggi ha parlato al telefono con gli arbitri e non si voleva fare. Ma solo parla, ma non c'è una telefonata, la trascrizione, un'intercettazione di una telefonata dove Moggi sta parlando per modificare la partita. Assolutamente no. Si informa, ma non modifica niente. Infatti, non è che abbiamo vinto ogni anno in quegli anni, in quegli anni non stavamo vincendo tutti gli anni. Col Piazza Adesso Calciopoli, volevo dire, ma neanche perché la stiamo meritando. E poi gli altri dicono: è colpa di un altro fenomeno su YouTube, è colpa dei tifosi che stanno allo stadio. E sono quelli che fanno così. E che c'è di male esultare allo stadio? Non è l'esultanza che è il problema. Che calma. Stanno allo stadio e si divertono. Non sono quelli il male del calcio. Il male del calcio sono i signori che non so se è mai andato allo stadio, i signori che stanno sopra, che si imboscano dietro. Primi, cioè che si imboscano dietro con le canne,
a fumare dietro, a pettonuto con le cane, quelli sono il male del calcio, che sono gli stessi che si danno appunto, ho sentito con le mie orecchie, qui a Taranto, si danno appuntamento la domenica, non per andare a vedere la partita, si danno appuntamento direttamente per andare a intercettare il pullman degli avversari. C'è la maestro Piano Mazzone, ma perché? Che t'hanno fatta? Solo perché sono di una squadra avversaria, ma stiamo scherzando. Quello è il male del calcio. Questi usano violenza. E quelli usano violenza perché? Perché quell'odio gli è stato messo dai giornalisti, dai giornali, giornalai che scrivono sui giornali, perché non sono, sono giornalai quelli, non sono giornalisti, che scrivono nelle stronzate, diciamo una butta, sui giornali. Che per un rigore concesso alla Juve, che poi Giosa che il campionato falsato, per un rigore sbagliato, in maniera sbagliata concesso alla Juve, si permette il campionato falsato, falsato per una partita pure. Che c'è gente che sta dicendo che noi cominciamo a vincere grazie al gol di Muntari, perché se avessero dato quel gol la Juve con la partita non la vinceva e di là non partivano tutte le vittorie che ha fatto la Juve. Ma che c'entra? E le altre partite, gli altri punti che abbiamo fatto non contano, solo per quei 3 punti. Ma dai, mamma mia, va, cammina, guarda che stronzata che devo sentire in giro per il web io. Un cavolo, un cavolo. Non so, caldo, mi salgono i nervi quando sento queste cose qua, madonna mia. Oh, grava, come si fa a dire deve cadere l'aereo quando torno? Ma no, ma non si può sentire, nessuno, non so perché sono juventino, nessuno di questi 10 si può sentire, non lo direi nemmeno negli interessi io. Posso dire intermedio, voglio che devono perdere, ma la morte non auguro a nessuno, gli auguro di andare in Serie B, di fallire, morte calcistica, ma non morte che devono quelle persone, ma stiamo scherzando. Ma dai. Perché? Senza motivo. Un odio immotivato. Perché l'odio di un verso l'interista può essere motivato da calciopoli, perché è partito da loro tutto il meccanismo di calciopoli. Sono loro che si sono rubati uno scudetto nostro. Diciamo un piccolo motivo, se pur stupido ci può essere. Ma loro perché ci devono odiare a noi? È tutta invidia. Queste sono invidia, diciamo una cosa, solo quello può essere. Scusate, questa è anche la rabbia. Ui. Detto questo, ciance le bande e bande alle ciance. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Scrivete anche delle frasi contro quella gente se volete, pure offensivi, non vi preoccupate, scrivete tutto quello che volete. Perché io nei commenti faccio scrivere tutto quello che volete, tutti devono scrivere quello che vogliono. Questa è democrazia, non che chiudi i commenti. I commenti sono sempre aperti. Questo, mettete tanti mi piace, ogni mi piace è uno schiaffo a quei signori, quindi mettetene tanti, una caterma, fate girare il video, condividete, 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 che devono saperlo tutti, deve arrivare alle persone giuste, quel video che spero siano presi provvedimenti molto più severi, altro che chiudere il programma, molto più severi voglio i provvedimenti, quindi fate girare. Vale sempre la regola di iscritto ricambi, qua sotto scrivete iscritto che mi iscriverò al vostro canale. Che altro? La campanella mi raccomando, attivatela così non perderete nessuno dei video. Mettete mi piace, avevano già detto mi piace ogni schiaffo. E se lo fate, quello che devo dire, se lo fate dal cellulare, mi raccomando, fatelo più volte perché a volte il primo non prende. Detto questo, vi saluto. Vado a bere un po' d'acqua per calmarmi e vi do la rivederci al prossimo video. Ah, e vi lascio naturalmente all'audio, sentitelo bene e poi fate i vostri commenti sotto. Ciao a tutti. Riescono a rubare anche nelle partite dove non contano niente. Mi stava parlando l'amico Leo che stava dicendo che a parte che oggi erano Io purtroppo non intoccabili. sono in radio perché ero in scooter, quindi guarda, vi ho chiamato giusto per sfogarmi un attimo perché mi fanno cagare. Guarda, se tu parti così io ti lascio 20 minuti di microfono aperto.
10 minuti, guarda, io spero che venga giù l'aereo che li porta a toccare la Coppa dei Campioni. E io penso che la tua non sia, io penso che la tua non sia per nulla ipocrisia. Vai avanti, amico, non cagare. Non cagare, Leo Vicari, amico. Aspetta, come ti chiami? Come fai a dire una roba del genere? Come ti chiami? No, Vicari, adesso smorzati. Ma come fai a dire? Ma come fai a dire? No, fa benissimo, io voglio la morte di tutti i juventini deformati. Vai avanti, amico, non dar retta, Vicari. Mi fanno schifo giocatori, tifosi, società, allenatori, tutti quelli che vestono quella maglia di merda che fa la vergogna del calcio. Vai avanti, ma guarda, non ti sto perculando, ragazzi. Sei la mia voce, vai, alza la voce. Mi fanno schifo, spero che vada giù l'aereo quando tornano. Grande, vai ancora, sei il mio mito, sei il mio idolo. Se vanno là il Venzuolero, perché hai abbassato, Leo? Alza il ritorno. Non ho abbassato, però io non posso partecipare a questa trasmissione. Togliti la cuffia. Sottatevi, non mi interessa. Bravo. Mi fanno cagare, sono la vergogna del calcio italiano. Rubano anche quando non conta niente. Guarda, non ho più voce perché quello che gli ho potuto dire oggi allo stadio, guarda, la metà va dall'inferno, guarda, con quello che gli ho detto oggi. Ma non me ne frega un cazzo perché fanno schifo, guarda. Hai detto Davide? Sì, Davide. Grande Davide, ti ringrazio. Abbiamo perso il regista. Abbiamo perso il regista, ma questa è Radio Verità. Tra l'altro, grande Davide, alla prossima, ciao. Tra l'altro, caro Leo, lo sai che quest'altro anno qui si passerà o al turpiloquio definitivo, quindi gli insulti, il peggio del peggio che si può fare, o la narrativa. Oggi potrebbe essere stata una prima puntata di turpiloquio a no, non è turpiloquio, augurare la morte delle persone. Ma è metaforica, no, vai no, con la valle, dai. Io non ci sto. Bene, dai, mi dispiace, beh, mi dispiace, Leo, ti ho fatto, abbiamo fatto solo dei complimenti, e sti becchi anche questo. No, avevamo ancora un messaggio.